I nostri obiettivi erano altri, e chiaramente volevamo migliorare quello che era accaduto l'anno precedente. E i presupposti erano buoni perché la squadra giovane, di qualità, però pensare di arrivare ad ottenere un risultato come quello che il 20 agosto siamo riusciti ad ottenere era impensabile. Siamo riusciti a esaudire il sogno di una città intera, di una tifoseria che da tanti anni sperava in un risultato del genere. Renderli felici per noi è stato un orgoglio enorme. Per me Spezia è diventata una seconda casa per me, perché al di là delle presenze con questa maglia, ho conosciuto persone e amici, e il mio secondo figlio è nato qui e la vivo come se fosse una seconda casa. Sinceramente non ci aspettavamo una preparazione alla gara in questo modo, vedere una marea di tifosi e accompagnarci allo stadio penso che a tutti noi abbia dato una carica, una spinta ulteriore. Sicuramente la cosa che ci ha emozionato di più la squadra, ha dato una carica importante, è stato quel corteo di motorini, di persone che ci ha scortato fino allo stadio. Penso che avremmo fatto una partita allo stesso importante, ma la città ci ha dato una grossa mano, nonostante le porte chiuse, ad arrivare a questa impresa, a questo sogno. Eravamo consapevoli delle chance che ci stavamo giocando e alla fine ce l'abbiamo fatta. The earth hungers for blood. There's a riot in us. Allora ho cercato di caricare in maniera ulteriore i ragazzi dal punto di vista emotivo, dal punto di vista mentale. Penso che queste sono partite che la concentrazione deve essere massima, l'attenzione ancora di più. Ho visto dei ragazzi che già da riscaldamento si sentiva e si percepiva che potevano fare l'impresa e ci sono riusciti. Vince la sponda per il sinistro palo, ha centrato il palo il Frosinone con Berghetto. Restituisce l'Italia, Schetta che produce un possibile traversone in questa prossima. Che gira di testa nella zona di Bartolomei, che calcia di prima intenzione, Scuffet protegge la porta. Penso che il vantaggio anche della classifica ci abbia dato una grossa mano, anche se la partita l'abbiamo persa, però penso che il percorso che abbiamo fatto, la crescita che abbiamo ottenuto durante la regular season, il fatto di essere arrivati terzi, penso che ci abbia premiato, anche se il Frosinone si è rivelato un avversario tosto, un avversario molto difficile da affrontare. Però alla fine penso sia stata premiata la grande regolarità che abbiamo avuto da gennaio in poi. Rodien riapre tutto il Frosinone, è 1-0 il picco.
Ferrer attraverso le secco, non trova la porta Jazzy. Ciano rimette in mezzo Ardemani anticipato. Mamma mia, ha fatto un miracolo Vignali. Con il cuore di Spezia ha saltato Vignali. La consapevolezza da parte di tutti di essere comunque una squadra forte, di avere un gruppo forte e abbiamo fatto un'impresa. Sono partite che devono essere affrontate come l'ultima della propria carriera, perché sono partite che ti danno una possibilità enorme di entrare nella storia. Finisce qui! L'attesa per vedere l'Aquila in cielo è finita! Ali aperte! Spezia per la prima volta in Serie A! Gli aneddoti che sono quelli dei festeggiamenti, dove entri negli spogliatoi e c'è di tutto, e vola di tutto, quindi quelle sono cose che alla fine ti rimangono dentro, ma come ho detto prima, vedere gioire una tifoseria in questo modo qua è quella la cosa più bella e più importante. È stato veramente bello poter dare a questa città, questi tifosi, una soddisfazione così grande. Il calcio non è la memoria, quindi dobbiamo cercare di mantenere la categoria adesso in tutti i modi. Siamo contenti di aver portato questa società in Serie A, perché se lo merita, e dobbiamo cercare di tenerla il più possibile. Ma il presidente sembra distante, lontano, però la sua vicinanza la fa sentire. In quel periodo ci siamo sentiti frequentemente, voleva sapere anche la preparazione nell'avvicinarsi alla gara. E avergli regalato questa vittoria è stato bello perché l'abbiamo reso orgoglioso del suo Spezia e sono convinto che si sia innamorato ancora di più di questa squadra e di questi ragazzi. Cinque anni che sono qua, e 5 anni che ci provo, e comunque vedere al di là di tutti i miei compagni, che per molti è stata la prima promozione, e vedere la gente contentissima che piangeva, e di quella gente molti io li riconoscevo, cioè vuol dire che ho vissuto la città per 5 anni, che faccio parte di e mi sento parte di questa città, di questa società. Abbiamo giocato insieme mostrando la maglia con la scritta e con la lettera A, che per noi tutti è stato un traguardo stupendo che abbiamo regalato a questa città, che come ho detto prima erano anni e anni e anni che inseguivo questo sogno, e ce l'abbiamo fatta anche ottenendo questo stupendo trofeo.
chiaramente sono ragazzi che, l'ho detto anche a loro, accompagneranno sempre questo mio percorso da allenatore, perché insieme a loro ho ottenuto un traguardo stupendo e indescrivibile. 'Cause heroes never die.